Lo scopo che mi darai oggi è di provare a mettere in pratica passo passo i concetti che abbiamo iniziato a vedere la volta scorsa, provando a realizzare un piccolo programmino in JavaFX e costruirlo, farlo funzionare nell'arco di questa ora e ora e un quarto che passiamo insieme. Quindi niente slide e partiamo con Eclipse a fare un piccolo progetto. Allora, per fare qualcosa di semplice, che tutto sommato fosse anche un passo, intermedio, preparatorio rispetto a quanto vedrete in laboratorio domani, ho pensato di fare un piccolo gioco, proprio il gioco più emozionante, il videogame più emozionante del mondo, che è quello di indovinare un numero segreto pensato dal computer, no? Quindi il computer pensa un numero, voi dovete da tra 1 e 100, puta caso, e tu provi a indovinare, secondo me è 35 e il computer ti dirà no, è più alto, no, è più basso. E quindi un certo numero di tentativi tu devi riuscire a giocarci. Mi raccomando, quando abbiamo finito questo non giocateci tutta la notte perché è troppo emozionante e non si riesce a smettere. Però per cominciare è un primo passo. Tutto questo per, immagino le regole sono chiare, no? Allora, assumendo di aver installato correttamente Eclipse col suo plugin FX Clips, il primo passaggio ovviamente è quello di creare un progetto. Regola numero 0, la regola delle regole usando Eclipse, sempre prima di cliccare OK o Finish, leggete cosa c'è scritto. Metà dei problemi saltano fuori da persone che cliccano senza aver letto o cliccano la prima opzione che viene presentata. E poi dopo ci devi faticare mezz'ora a capire il perché, a recuperare, eccetera. Quindi calma, calma nel cliccare. Allora, prima cosa creiamo un progetto. Poiché il progetto JavaFX non viene sotto File New, non viene presentato tra le opzioni predefinite, lo andiamo a pescare dagli altri e andiamo a cercare tra i vari tipi di progetti, che ovviamente il cui elenco dipende da che cosa avete installato nella vostra copia di Eclipse. C'è una voce JavaFX. All'interno di questa voce JavaFX avete quello che interessa a noi, che è progetto JavaFX, JavaFX Project. Il resto praticamente non lo useremo mai. Quindi creiamo un nuovo progetto JavaFX e la creazione del progetto ci fa una serie di domande. Quindi non tuffatevi sul finish, adesso non è ancora abilitato perché non ho ancora scritto il nome del progetto, ma non tuffatevi subito sul finish perché dovremo fornire delle informazioni che state facendo. Okay? Allora, la prima informazione ovviamente è il nome del progetto, che potremmo chiamare indovina numero. Vabbè, ovviamente il workspace in cui lo decidi di salvare dipende dalle vostre installazioni. La macchina virtuale Java con cui eseguire il progetto. Allora, qui avete l'elenco di quelle dei runtime environment installati sul vostro computer. Se, una cosa che io faccio spesso per facilitare il porting di un progetto anche da un computer all'altro, anziché dire usa questa macchina virtuale, scelgo l'ultima voce, cioè usa quella di default JRE, cioè la JR sta per Java Runtime Environment, ok? Quindi la macchina virtuale Java. Gli sto dicendo, usa per il progetto quella che stai usando per Eclipse. Per cui se vado su un computer su cui c'è una versione di Java diversa, comunque lui tende a usare lo stesso livello, la stessa versione di macchina virtuale Java che sta già usando per Eclipse senza andare a cercare necessariamente la macchina della stessa versione. Ma noi, se noi non spostiamo i progetti troppo, non dovremmo preoccuparci più di tanto di questa impostazione. Sulla seconda videata, le impostazioni che ci vengono proposte di fatto ci vanno bene, ci andranno bene quasi sempre, nel senso che dice che i sorgenti sono sotto SRC, non ci serve importare altri progetti, quando faremo, se mai faremo programmi più grandi che divideremo tra più progetti, diremo che un progetto ha bisogno delle classi che sono definite in un progetto diverso, lo si può definire qua. E non ci servono altre librerie rispetto alla JR di base. Man mano che andremo avanti col corso invece ci serviranno alcune librerie che potremo aggiungere qui oppure in un secondo momento. Per ora direi che questo pannello qua non ci serve,
cioè non abbiamo bisogno di personalizzarlo, non cliccate finish, perché la videata dopo invece è quella importante, in cui ci viene richiesto di specificare le caratteristiche del progetto JavaFX che stiamo creando. In particolare, se vogliamo creare un'applicazione desktop o mobile, nel nostro caso sarà desktop, perché JavaFX in qualche modo ha anche delle librerie per il mobile, il nome del package all'interno del quale mettere la classe main, io per non usare il package application che è troppo vago, diciamo che siamo dentro il Politecnico, quindi l'organizzazione è polito.it, quindi i package che creiamo sono it.polito, poi mi prendo la sigla TDP, per dire tecniche di programmazione, e tutto quello che faccio dentro questo corso lo metto dentro questo package. In particolare mi faccio poi un package specifico per questa, per questo progetto che è indovina numero, chiamiamolo solo indovina per farlo breve. Qui mi dà il package all'interno del quale vengono create le varie classi. E poi mi dice se io voglio declarative UI, UI sta per user interface ovviamente, interfaccia utente, cioè come voglio dichiarare l'interfaccia utente. None, nulla vuol dire che l'interfaccia utente me la creo da solo in Java. Oppure posso crearla usando il linguaggio FXML che abbiamo visto prima. Quindi diremo la voglio dichiarare in FXML. Il nodo radice qual è? Quale vogliamo che sia il contenitore principale? E qui ci sono i contenitori principali che non abbiamo ancora visto in dettaglio, non ci importa, lo faremo dopo, i dettagli c'è sempre tempo, però sono tutti i tipi di contenitori che possono contenere la nostra applicazione. Per un'applicazione complessa, completa, di solito il border pane, che è il blocco a 5 regioni che avevamo visto le volte scorse, regione centrale più alto, basso, sinistra e destra, di solito no, è un buon punto di partenza. Decide come è fatto il nodo radice della nostra FXML. E dopo ci sono ancora altri due campi, uno file name e l'altro controller name. Allora, file name è il nome da dare al file FXML. E controller name, lo capiremo subito, è il nome della classe dentro il quale andranno a finire tutti i metodi di controllo, cioè tutti gli event handler dei vari bottoni e oggetti grafici che realizzeremo. Quindi definiamo il nome di una classe che ospiterà tutti questi. Il perché si chiama controller lo capiremo meglio la settimana prossima. Però per ora è la classe che contiene i metodi operativi del nostro programma. Quindi abbiamo detto file name, potremmo scegliere indovina, sarà indovina.fxml, e io lo chiamo indovina controller, anche la classe controller, no? Preferisco personalizzare così, perché poi quando avremo tanti progetti, se si chiamassero tutti controller, tutti sample controller, non capiremo più nulla. E andiamo sul finish. A questo punto possiamo creare il progetto, non ci sono altri passaggi. A questo punto possiamo creare il progetto, ho detto, adesso lo facciamo davvero. Ci dice se vogliamo andare a una perspective Java, se già non ce l'avessimo, diciamo ovviamente di sì. E abbiamo il nostro primo progetto, che già i progetti JavaFX sono identificati come icona da quei due, da quelle due ondine che ci sono a fianco. Troviamo il package che abbiamo definito, all'interno del package i file che sono stati già inizializzati da noi dalla procedura di creazione guidata di un progetto. Dunque, siamo, dicevo, in questo progetto. La prima cosa che possiamo fare è definire gli elementi dell'interfaccia utente. Il main è già stato scritto per noi, come dicevo la volta scorsa, la creazione guidata del progetto ci dà già la classe main e la classe, scusate, il metodo main
non fa altro che chiamare il metodo launch della classe madre e poi il metodo start che crea, usando l'fxml loader, la classe che permette di caricare una scena a partire dal file che si chiama indovina.fxml. E siccome abbiamo deciso, di fatto questo era quello che ci arriva già gratis dalla procedura di creazione di un nuovo progetto JavaFX. Allora, il primo passo è andare a definire, perlomeno per macro punti, la interfaccia grafica. Allora, quello che possiamo fare è, come ho fatto, trovare il file fxml e tasto destro apri con Scene Builder, oppure se per caso non funzionasse e non me lo trova, aprite evidentemente il programma Scene Builder e leggete quel file. E quindi apre all'interno dello Scene Builder, che è questo programma qui, una videata che essenzialmente sembra vuota. Adesso qua cerco di stringerla per stare dentro i capricci del videoproiettore. Purtroppo più di tanto non si riesce a fare. La nostra scena è qua dentro, nella zona che attualmente è nera, perché non c'è ancora nulla. Se andiamo a vedere la gerarchia del progetto, contiene solamente un nodo che è il border pane, il quale non ha nessun figlio, è vuoto, ha le 5 aree interne ma ancora vuote. Allora, noi cosa dobbiamo inserire? Proviamo a immaginarci un attimo questo gioco come deve essere fatto. Dovrò avere, beh, le due cose fondamentali dovranno essere uno spazio in cui l'utente può inserire un tentativo e un bottone per inserire il tentativo. Poi ci dovrà essere qualche luogo in cui il sistema mi dice se è giusto, se è sbagliato, se è troppo basso, se è troppo alto, magari anche il numero di tentativi che ho fatto. Quindi diciamo un messaggio e un numero. E poi dovrà esserci probabilmente un bottone per ricominciare da capo o per iniziare la partita la prima volta. Avvia, parti, inizia. Perché altrimenti ogni volta che lancio il programma giocherai una volta sola, poi quando ho indovinato cosa faccio? Beh, avrò un bottone per dire ricomincia da capo. Quindi io mi sono immaginato così. Un bottone avvio, parti. Una casella di testo e un bottone per inserire i tentativi e una casella di testo per indicare a quanti tentativi sono arrivato e un messaggio di testo che mi dice se ho indovinato o no, se era troppo basso o se era troppo alto. E in testa a tutto mettiamo un titolo a questa finestra. Quindi partiamo definendo, adesso magari le proprietà di destra non ci servono ancora, quindi le facciamo sparire, ci facciamo un pochino più spazio e concentriamoci sui nodi della scena. Allora, il titolo, prendo un nodo label, nodi label sono nodi che rappresentano del testo non interattivo, vengono semplicemente visualizzati, l'utente non ci può far nulla. La possiamo mettere nel top e poi posso fare doppio clic dentro e scrivere direttamente indovina il numero. Quindi modifica l'etichetta. In questo caso vedete che il border pane si è allargato, la mia scena non è più minuscola, ridotta a 0 pixel, ma si è allargato per fare spazio alla dimensione occupata, no? Da questa label. Poi io mi immagino tre aree. La prima area dove c'è il bottone d'avvio, la seconda area dove c'è la zona per i tentativi, la terza area dove c'è la zona per il feedback. Me le immagino così in verticale, me le organizzerei secondo come quel contenitore che abbiamo visto, una scatola verticale, un V-box all'interno dell'area principale. E all'interno del V-box ci metto tre aree, quindi questa scatola sarà fatta per me di tre piani. Aiuterebbe in questi casi farsi uno schizzo a matita, no, su un foglio e poi cominciare a vedere come dividere, tracciandolo per orizzontali, verticali, allineamenti, eccetera, così uno si fa un'idea su carta di cosa vuole ottenere. In questo caso è molto semplice, quindi riusciamo a farlo
al primo volo, al primo colpo direttamente a video. A me serve un bottone di avvio, quindi l'oggetto button. Riusiamo gli stessi oggetti della volta scorsa, quindi non è. E la mettiamo come primo campo all'interno del VBox. E su questo button andiamo a scrivere avvia o inizia. Inizia, inizia, partita. Nel centro del border pane c'è una VBox che contiene al momento un solo figlio, un bottone. Poi là sotto ci vuole una parte un pochino più complicata, devo avere l'area per poter inserire il tentativo, quindi devo avere due elementi affiancati, la casella di testo e un bottone per l'invio. E magari affianco anche un'etichetta, perché vicino alla casella di testo è sempre bene mettere un po' di testo, una parola di testo che specifichi che cosa mi aspetto, no, di inserire in quella casella. Quindi ho già tre elementi, uno affiancato all'altro, da sinistra a destra, e quindi mi serve un allineamento orizzontale. Lo posso usare con l'HBox, o posso ottenere con la scatola HBox, che trascino dentro la VBox, va a finire in questo caso nel posto dove non volevo. Bisogna sempre un po' lottare per chi viene prima e chi viene dopo. Infatti, quando lotto di solito perdo. Ok, sopra il button e sotto l'HBox. Si può trascinare un elemento nella gerarchia oppure lo si può trascinare direttamente sul layout di destra. L'HBox conterrà tre elementi, che sono a sua volta un'etichetta di nuovo. Adesso proviamo a trascinarla qua, vedete che la posso mettere qua nel secondo spazio. Un text. Text field e poi un button che lo metto a destra, quindi dentro l'HBox. Allora, qua è venuto schifoso perché è tutto appiccicato, troppo stretto, perché gli elementi VBox e HBox di default arrivano con dei vincoli sulle dimensioni, no? E vediamo che se noi rimuoviamo questi vincoli in realtà funziona tutto meglio. Allora io mi sposto sulla parte destra, e dico che se vado a cliccare, allora vediamo un attimo la VBox, quindi vedo che l'elemento, ops, qui sulla destra trovate sempre la finestra delle proprietà dell'elemento che avete selezionato nella interfaccia. In questo caso vedete, vi dice che cos'è la VBox. La VBox ha come vincolo di layout una larghezza preferita di 100 e un'altezza preferita di 200. Togliamoli, in particolare se togliamo il vincolo sulla larghezza preferita, vedete già subito che si è ridimensionato in modo più adeguato al contenuto effettivo. Poi faccio la stessa cosa sulla HBox, ammesso di riuscire a selezionarla facilmente. No, qui ho il text field HBox che aveva una larghezza preferita di 200, in questo caso non mi basta, tolgo il valore preferito e avendo sempre use computer size ho un'interfaccia che si adatta da solo alle dimensioni che ho. Poi magari non mi basta, a volte voglio dimensioni un pochino più ampie, ma come punto di partenza, se vedete che l'interfaccia non fa spazio agli elementi che gli servono, è perché c'è un valore, un vincolo preferito, un massimo, che non la lascia, diciamo, espandere più di tanto. Ok, così riusciamo perlomeno a vedere tutto ciò che abbiamo inserito. Dobbiamo ancora inserire un ultimo messaggio. In fondo, per prima, giusto per non perderci, diamo un nome a questo oggetto, anziché chiamarlo label, lo chiamiamo inserisci tuo tentativo, e il bottone si chiama inserisci, e ad esempio questa casella di testo è un classico esempio
di un elemento la cui dimensione di default, l'abbiamo lasciato che si dimensionasse da solo, ma ci pare eccessiva, perché poi non dovrò inserirci grosse parole, quindi la posso stringere agendo direttamente sui bordi, e vedete che cosa mi dice un tooltip che compare, mi dice lo spostamento che sto facendo col mouse a che cosa corrisponde a livello di proprietà che sono state modificate dall'altra parte, nella finestra delle proprietà. Vedete che la dimensione preferita adesso è diventata, in questo caso, 53% di quello che vorrebbe essere, che è la dimensione base. Ma sono dettagli, questo giocandoci graficamente direi che si riesce a trovare una quadra. Ci manca ancora uno spazio per indicare all'utente se ha indovinato oppure no. E magari a fianco mettiamo anche il numero di tentativi, separati, in una casella separata. Allora, in una terza riga a questo punto vado ad aggiungere altri due elementi, il messaggio e il numero di tentativi. Magari, di nuovo allineati orizzontalmente. Quindi lo metto dentro la VBox, mi cade in fondo come ultimo elemento e avrò ad esempio una label che per me sarà il messaggio che voglio dare e magari una text field che sarà il numero di tentativi. Quindi qua scrivo messaggio. Messaggio. Mettiamo a posto la voglia di essere grossa 200% della nostra casella. È brutto, eh? Anche perché gli spazi sono tutti da mettere a posto, ma va bene. L'importante, il primo passo, è identificare gli elementi che ci devono essere, soprattutto quelli interattivi che ci devono essere. Poi mettere a posto spazi, colori, testi. A quel punto basterà modificare, abbellire il file FXML, ma il programma Java continuerà a funzionare. Quindi, per non spendere troppo tempo qua in questioni estetiche, ce lo teniamo brutto, ma lo facciamo funzionare per il momento. Allora, ricordiamoci di salvare, che non fa male. Allora, qui c'è un problema di comunicazione tra SimBuilder e Eclipse. Vi accorgerete tante volte che magari modificate la scena sul SimBuilder, lanciate il progetto in Eclipse e vedete che lui continua a lavorare con la scena vecchia. Ma come? L'FXML l'ho modificato, perché non è stato modificato? Il problema è che quando Eclipse compila il progetto, controlla se ci sono state delle modifiche nei file. Se voi modificate però un file come questo che fa parte del progetto con un programma esterno come lo SimBuilder, Eclipse non sempre se ne accorge. Allora, un trucco, se vogliamo, per essere sicuri che Eclipse se ne accorga, è tenere il file FXML aperto anche nell'editor di Eclipse, così Eclipse si accorge se voi lo salvate e quindi aggiorna il progetto. Quindi, se vedete che modificando di qua il programma non cambia, il progetto dell'interfaccia non cambia, è perché Eclipse non si è accorto che avete modificato il file. Glielo fate aprire in formato testuale, semplicemente cliccandoci sopra, vedete l'XML, non dovete guardarlo per nulla, ma lui si accorge, lo ricarica e quando fate run prende l'ultima versione. Ok, allora dicevamo, qua a questo punto questi sono gli elementi della nostra interfaccia. Quali di questi elementi, con quali di questi elementi il programma dovrà lavorare? Il programma avrà bisogno di interagire, ossia leggere, conoscere cosa c'è scritto, o modificare, o intercettare degli eventi sul titolo? Indovino il numero? Allora, questo è un elemento puramente decorativo. Così come questa etichetta tentativo non ci interessa.
Allora, gli oggetti che non hanno una controparte interattiva, cioè non servono a far funzionare il programma, li lasciamo anonimi. Non abbiamo bisogno di vederli dal programma. Mentre invece gli oggetti che contengono una parte interattiva per l'utente, sì, dobbiamo poterli controllare. Dal programma, che significa poter sapere, leggere o scrivere le proprietà di questi oggetti, quindi sapere cosa c'è dentro, cosa c'è scritto l'utente, modificare il contenuto, oppure intercettare le azioni dell'utente. In questo caso sicuramente c'è il bottone inizia, il bottone inserisci, la casella di testo col tentativo, la casella di testo col numero di tentativi fatti e questo messaggio anche perché lo vogliamo cambiare, vogliamo dire troppo basso o troppo alto. Quindi pur essendo un'etichetta di testo normale, è un'etichetta di testo il cui valore vogliamo che sia modificabile da parte del programma. Allora, per poter agire su questi elementi dobbiamo come prima cosa dar loro un nome. Quindi se noi ci stiamo preoccupando di dare vita a questi oggetti, siamo nel pannello code delle proprietà. Cioè le proprietà che hanno impatto sul codice, su Java. Allora, il bottone inizia, gli diamo un nome. Questo nome che diamo qua verrà tradotto come una variabile Java che fa riferimento a quell'elemento. Quindi qua lo possiamo chiamare button inizio, btn inizio, io ho vizio di mettere le prime tre lettere che mi ricordano che cos'è quell'elemento e poi un nome che mi dice, mi aiuta a capire, a distinguere. Poi avrò la casella di testo nel quale metto il numero di tentativi, la posso chiamare txt guess, tentativo indovinato, non uso tentativo perché è un po' ambiguo, tentativo è sia il numero di tentativi sia il tentativo che sto facendo, allora usiamo guess per dire il numero che sto indovinando, che sto cercando di indovinare. Il bottone inserisci, button inserisci, poi il messaggio lo chiamo txt messaggio e questa casella di testo sarà una casella di testo che chiamo txt tentativi. In realtà il numero di tentativi potrei metterlo dentro il messaggio anche inserendolo dentro la stringa, ma qui è per far vedere. In particolare poi per questa casella tentativi il numero di tentativi è un dato che il programma restituisce all'utente. E quindi l'utente non lo deve poter modificare. Quindi è una casella di testo un po' strana, una casella di testo in cui non posso scrivere, o meglio, che non posso modificare. Allora, per farlo, già che ci sono, posso andare nelle proprietà e dire che questa casella, siamo su questa sotto, non è modificabile. Tolgo l'editable e quindi l'utente non lo può più modificare. Allora, torno a salvare il file, sempre cosa buona e giusta. E vedo se a occhio e croce funziona tutto. Posso usare la funzionalità di preview dello Scene Builder. La funzionalità di preview dello Scene Builder mi crea una nuova finestra indipendente che è un facsimile di come il programma funzionerà. Ovviamente non c'è nessuna logica di funzionamento dentro, ma mi farà vedere che, ad esempio, questi bottoni sono bottoni che posso schiacciare. Questa è una casella in cui posso scrivere, questa è altra una casella in cui, anche se provo a premere, non riesco a scrivere. Vi fa vedere come si comporta, in questo caso se la dovessi ridimensionare, e così via. Non abbiamo giocato molto sul layout, quindi si comporta in modo abbastanza stupido. Quindi abbiamo una finestra che emula il funzionamento del programma, tranne ovviamente la sua logica, e dice qual è l'effetto di caricare quello file FXML. Grosso modo lo vediamo già sotto, ma sotto, poiché possiamo selezionare gli elementi, è difficile giocarci. Ok, a questo punto direi che siamo a posto. Ci mancano ancora due informazioni, che sono quali eventi, a quali eventi deve reagire il programma, perché finora il programma che stiamo creando si comporterà come il preview, cioè fa vedere delle cose ma poi non succede nulla. A
quali eventi deve reagire il programma? Deve reagire all'evento di inizio partita, cioè quando l'utente clicca su inizio partita e quando l'utente clicca su inserisci. E quindi noi dobbiamo non solo dare un nome a questi bottoni come abbiamo fatto prima, ma soprattutto definire un gestore per l'evento action, che è l'evento che ogni bottone genera quando viene premuto. Gestore degli eventi, diciamo, chiamiamolo do inizia partita. È il nome di una funzione che dovremmo costruire. Quindi sto dicendo a questo bottone e all'evento on action di questo bottone, l'evento action è l'evento di bottone premuto, che corrisponde al fatto che il bottone è stato premuto, associamo questo nome che sarà il nome di una funzione che viene chiamata, di un metodo, no? Che viene chiamato quando la partita inizia. Idem, bottone inserisci, dirò do inserisci, tentativo. Fatemi scrivere do guess, dai, mi piace di più. Fai il tentativo, do guess. E basta. Nel senso che in questa fase non mi servono altri gestori d'evento. Quindi l'interfaccia lavora da sola, tranne interpellare il mio codice solamente in due casi, quando l'utente clicca su inizia partita e quando l'utente clicca su inserisci. Questo è ciò che ho fatto a livello dichiarativo, cioè ho detto come voglio che siano le cose, non ho ancora scritto codice. Ho scritto un file XML che dice che cosa voglio che succederà. Adesso devo cominciare a tradurre queste cose in codice, importare queste cose nel programma Java. Fin qui ci siamo? Avete dubbi? Fermatevi. Allora, risalviamo per l'ennantesima volta questo file e andiamo ancora a osservare una parte dell'interfaccia dello Sim Builder che sfugge, che è qua in basso a sinistra, si chiama controller. L'interfaccia grafica è fatta di due metà: la scena, i nodi, tutto ciò che arriva dall'FXML, e una classe controller che dà un comportamento specifico a questi nodi, personalizza il comportamento di questi nodi. Noi avevamo deciso che la nostra classe controller si doveva chiamare indovina controller. Se andate in questa parte controller dello Sim Builder, mi dice guarda, la classe che hai deciso di usare come controller è questa, volendola puoi cambiare qui, ma noi l'abbiamo già definita in fase di creazione del progetto. E in questa classe, nel controller, hai definito una serie di variabili e qui ci sono quelle 5, i 5 elementi per i quali avevamo definito un ID, un identificatore. È uno schemino riassuntivo di tutte le variabili che corrispondono ai nodi della scena e che saranno accessibili dall'interno di questa classe controller. Gli altri nodi della scena non sono facilmente accessibili, o meglio, non c'è una variabile che fa riferimento, poi posso sempre navigare la scena passando da padre a figlio, cercando di, partendo dalla radice, cercando i vari nodi per trovare tutto, ma il facile controllo dei nodi è questo. Cosa fa l'FXML Builder? Legge l'FXML, crea i nodi e mappa ciascuno di questi nodi su una variabile Java del tipo giusto, con questo nome, all'interno del controller. Come faccio a fare questo? Tramite un meccanismo di injection che non ci interessa capire come funziona. Allora noi dobbiamo predisporre uno scheletro della classe controller che contenga le dichiarazioni per queste variabili. Io devo dichiarare una variabile che si chiama button inizio di tipo button,
una variabile che si chiama txtGuess di tipo textField e così via, in modo che poi quando l'fxmlloader carica questi elementi possa iniettare nella mia classe controller il riferimento al nodo vero che è stato creato, che creerà l'fxmlloader, quindi è lui che crea i nodi. E la stessa cosa per i gestori di eventi. Allora, questo lavoro di preparazione della classe controller ce lo può fare sempre lo scene builder. Se andate nel menu view, l'ultima voce è mostra un esempio di scheletro di controller. E noi ce lo facciamo mostrare. Definisce public class indovina controller, che è il nome che avevo scelto io come classe, e dentro vedete che c'è private button, button inizio, private text field, txt guess, private text field, txt tentativi e così via. Quindi tutte le variabili Java che fanno riferimento agli oggetti a cui abbiamo dato un nome, più due metodi vuoti ovviamente, perché lui non sa cosa vogliamo farci, che sono un do inizia partita e un do guess, che sono i due nomi dei gestori di eventi che abbiamo dato rispettivamente al bottone inizio e al bottone inserisci. Questo generatore, se aggiungo comments, lui mi aggiunge tutta una serie di commenti, che sono per lo più abbastanza inutili, mentre invece, faccio rientrare dentro, può essere utile selezionare la casella full, perché mi aggiunge un metodo in fondo che si chiama initialize. Questo è un metodo che viene chiamato dall'fxml builder dopo che ha caricato tutta la scena, e non è un costruttore perché la classe viene costruita già prima, ma dopo che ha iniettato tutti gli elementi, posso, se ho bisogno di fare del codice di inizializzazione dentro la classe controller, lo posso fare qui dentro. Viene chiamato, è garantito che venga chiamato prima che l'utente possa interagire con la scena. Quindi facciamocelo creare. Di tutto questo cosa facciamo? Beh, un bel copia e incolla, copia tutto, torno in Eclipse, che ho lasciato lì tranquillo ad aspettarmi, prendo la classe indovina controller, che mi aveva creato il progetto, ma mi aveva creato vuota, e ci incollo dentro ciò che ho preso dallo scene builder, che di fatto ho costruito interattivamente. C'è solo un baco, che magari sparisce nella prossima versione dello scene builder, è che lo scene builder si impalla sul package. Anziché scrivere package it.polito eccetera eccetera, scrive solamente package it. Vabbè, è un baco. Noi ne faremo di peggio. E quindi quando ho fatto copia e incolla ho fatto attenzione a non cancellare la prima riga, perché so che mi serviva, e cancello questo package IT che fa schifo lì in mezzo, e ho una classe pronta un altro piccolo bacchetto dello scene builder è quando, che definisce questo interfaccia action event, ma si dimentica di importarla. Vabbè, poco male, lo facciamo noi, lo possiamo far importare ad Eclipse. Attenzione, terzo warning di oggi: il primo era non cliccare a caso, il secondo attenzione quando salvo l'fxml a far sì che Eclipse ne accorga. Il terzo warning di oggi, che è un caso particolare di non cliccare a caso, è fate attenzione che ci sono oggetti che hanno nomi simili in toolkit grafici diversi. Allora, action event c'è sia nella package java.avt.event sia nel package javafx.event. Indovina un po' quale dobbiamo prendere. Quello javafx, non il primo che capita, ok? Attenzione, perché se no poi trovate punti rossi dappertutto, errori, e in realtà l'errore è un import da davanti che avete fatto male. Non funziona più niente. Quindi sempre molta attenzione, quello che devo fare è importare javafx.event.actionEvent. Idem per le altre, vedete il button,
javafx.sin.control.button. Controllate sempre che ciò che importate sia della libreria JavaFX e non della Qt. A questo punto posso salvare il controller, possiamo aprire qui dentro il file indovina.fxml per far sì che Eclipse si accorga della nuova versione e possiamo lanciare il programma. Run Java Application, e se ho la finestra main aperta mi parte il main. Questa volta è la stessa interfaccia, ma non più come preview, come è già realmente il mio programma. Quindi posso cliccare inizia partita, posso cliccare inserisci, posso scrivere qualcosa di dentro, posso non scrivere qualcosa di sotto. Posso ridimensionare la finestra e quando sono stufo chiudo la finestra e il programma termina. Perché questa finestra è saltata fuori di una certa dimensione? Anziché della dimensione automatica, è colpa di questi numeri 400 che ci sono qua. Nel template di nuovo progetto la nuova scena viene creata per default di 400x400 pixel. Ma visto che a noi non piace, noi possiamo togliere semplicemente questi 400 e dire creare una nuova scena usando quell'elemento radice, e poiché non gli ho specificato una dimensione, se la calcolerà da solo. Mi piace di più. Salva, esegui, è la stessa di prima ma della dimensione minima adattata. Adesso tutto il resto del lavoro lo facciamo dentro controller. Abbiamo lo scheletro grafico, abbiamo lo scheletro di codice e dobbiamo fargli fare qualcosa di utile. E controller agirà all'interno di questi due metodi, più il terzo di inizializzazione se ne abbiamo bisogno. Tutti i collegamenti con i nodi sono già stati fatti, noi dobbiamo semplicemente concentrarci sulla logica di funzionamento. Allora, inizia partita, cosa deve fare inizia partita? Deve generare un numero casuale, in modo che poi l'utente lo possa indovinare e magari azzerare anche il conteggio dei tentativi. Quindi questo programma avrà bisogno di tenere traccia di due informazioni, minimo: il numero casuale e il numero di tentativi fatti finora. Allora, per farlo possiamo definire all'interno del controller due variabiline semplici. Adesso fatemela chiamare segreto la prima, che è il numero segreto, e un'altra variabile tentativi, che è appunto il numero dei tentativi già fatti. Con queste due variabili è già possibile giocare. Queste variabili le definisco a livello di classe, non dentro il metodo. Le variabili definite all'interno di un metodo vengono reinizializzate ogni volta che chiamo il metodo, quindi ogni volta che premo il bottone. Le variabili che definisco a livello di classe invece sopravvivono per tutta la durata della classe, poiché la classe controller viene istanziata dall'fxmloader, quindi all'inizio del programma, e viene distrutta solamente quando il programma termina. Sono variabili che rimarranno in vita e quindi manterranno il loro valore per tutta la durata del programma. Sono gli attributi di classe. Poi la settimana prossima ragioneremo cosa fare se queste variabili da gestire, anziché due, fossero molte di più, perché come vedremo il codice si mescola, si impiastriccia un po' troppo. E allora, cosa vuol dire iniziare la partita? Vuol dire inventare un numero nuovo e azzerare il conteggio dei tentativi. Quindi generare un numero nuovo vuol dire estrarre un numero a caso
tra 0 e 100, diciamo che il nostro programma è tra 0 e 100. Quindi dis.secreto uguale, cosa posso usare? Posso usare mat.rand, ad esempio, random, che mi estrae un numero casuale tra 0 e 1. È fatto così, mat.rand, se non lo conoscete. Andiamo a vedere la documentazione. Aspetta. Non me lo fa vedere. Volevo vedere il javadoc, ma non me lo fa vedere finché c'è l'errore di sintassi. Mi istituisce un double tra 0 e 1, che ogni volta è un numero casuale diverso. Per averlo tra 0 e 100 io lo devo moltiplicare per 100. E il tutto ovviamente vorrei che fosse un numero intero. Punto e virgola. E magari più 1 se vogliamo che i numeri siano tra 1 e 100 anziché tra 0 e 99. Quindi ho un numero casuale tra 0 e 1, reale. Moltiplico per tra 0 compreso e 1 escluso. Me lo dice, questa volta me lo fa vedere, una documentazione di random. Returns a double value with a positive sign greater than or equal to 0.0 and less than 1.0. Less, non less than or equal. Quindi maggiore o uguale a 0, minore di 1. I numeri vengono scelti preso casualmente con una distribuzione approssimativamente uniforme. Moltiplicando per 100 otterremo un numero reale, quindi con la virgola ancora, pseudo casuale tra 0 compreso e 100 escluso. Applicandogli un castaint tronco la parte frazionaria, quindi ottengo un numero intero tra 0 compreso e 100 escluso, cioè 99 compreso. Più 1 ottengo un numero casuale tra 1 e 100, estremi compresi. E questo è il mio nuovo numero. E poi dirò che il numero di tentativi ovviamente è 0 perché ho appena iniziato una nuova partita. Questo è ciò che devo fare dal punto di vista della logica del programma quando inizia una nuova partita. Facile. Quando è che vengono eseguite queste due istruzioni? Ogni volta che l'utente preme sul bottone inizia partita, qua. Lo fa ma non si vede perché non ha effetto. Magari un effetto che potremmo dare è mostrare qua sotto il numero di tentativi e modificare il messaggio dicendo la partita è iniziata. Facciamolo. Quindi io ho fatto delle modifiche dentro il metodo, dentro il gestore dell'evento, che diciamo così, modificano la logica di gioco. E poi devo fare delle modifiche che restituiscono un feedback visivo all'utente. Senza dirgli qual è ovviamente il numero segreto. Allora, modificare il messaggio, cosa significa? Significa andare a prendere il nodo che contiene il messaggio, quella label, e modificarne una delle proprietà, che in questo caso è la proprietà text. Quindi c'era un nodo che chiamavamo txt messaggio, che faceva parte del mio scheletro di controller. Questa variabile txtMessaggio fa riferimento al nodo label, nodo javafx.control.compagniabella. Io di questo vado a modificare una proprietà text. Se fate set qualche cosa vedete quante proprietà ha questo nodo tra quelle proprie e quelle ereditate. A noi interessa la più semplice, che è il testo che esso mostra. SetText ovviamente richiede una stringa che sia il nuovo testo da mostrare. Io voglio mostrare un messaggio del tipo buona partita, non so.
o partita iniziata o quello che volete. E contemporaneamente voglio mostrare a fianco nella casella di testo il valore dei tentativi attualmente utilizzati, cioè nessuno. Allora, questo ce l'avrò nel txt che ho chiamato tentativi. Anche qua, anche questo è un nodo di tipo text e non di tipo label, ma entrambi hanno la proprietà text che riporta il valore contenuto. Quindi un set text, anche se sono nodi di tipo diverso, vedete che questo qua è un nodo di tipo label, questo sotto invece è un nodo di tipo text field. Dopo un po' cominceremo a fare amicizia con questi nodi che sono quelli che useremo sempre. Qua ci devo mettere il numero di tentativi, però come stringa. Quindi devo prendere il mio tentativi, che è un int, e convertirlo in stringa. Integer.tentativi di this.tentativi. Se gli passassi l'intero, this.tentativi, lui mi dice no, questo è un intero, io voglio una stringa. Allora, vediamo se questa modifica ha effetto. Rilanciamo il nostro programma. Proviamo a premere inizio partita e mi aspetto che il messaggio cambi e che qua compaiono 0. E così è stato. Ok? Al posto di messaggio c'è scritto buona partita e al posto della casella vuota c'è effettivamente comparso uno 0 che è il valore dei tentativi che ho appena azzerato. Good. Adesso dobbiamo gestire la logica del pulsante inserisci. Dubbi fin qua? Ok. Allora, cosa devo fare quando premo inserisci? Innanzitutto devo vedere qual è il numero che l'utente ha inserito. Ha scritto 8, ha scritto 90. E poi prendo il numero e lo confronto col numero segreto. E avrò tre casi, minore, uguale, maggiore. E a seconda che sia minore o maggiore, dovrò dire, guarda, è troppo piccolo, troppo grande. Se è uguale, invece gli dirò che ha vinto. Allora, prima operazione, prendiamo il numero. Dov'è il numero? Sta scritto dentro la casella txt guess, che è un text field. Quindi è vero che l'evento viene generato dal bottone inserisci, ma poi ha bisogno di un'informazione che è dentro un altro nodo, la casella di testo. Quindi vado a prendere txt guess e estraggo, questa volta get, voglio leggere l'attributo text. Questo cos'è? È il testo, la stringa di testo che è attualmente presente dentro quella casella di testo del numero da indovinare. Questo non è un numero, è una stringa. Quindi se la voglio sotto forma di numero, devo convertirla da stringa a intero. Ok? E lo faccio con, ad esempio, il modo più semplice, usare integer.parseInt della stringa. Metodo statico parseInt della classe integer. Prende una stringa e cerca di riconoscere, parsificare all'interno della stringa la forma di un numero intero e se la trova restituisce l'intero corrispondente che posso memorizzare in una mia variabile locale, chiamiamola guess, il tentativo.
Stringa intero, intero stringa, qui bisogna essere svelti su queste cosette perché ne è pieno, no? La programmazione di interfaccia, tutte le volte che faccio input e output, è quasi sempre sotto forma di stringhe. Quando faccio elaborazione, è quasi sempre sotto forma di numeri, quindi sono i primi passi che facciamo, ma li faremo poi molto velocemente. A questo punto, questo tentativo può essere uguale o diverso dal segreto. Quindi, se il tentativo è uguale al numero segreto, ho vinto, ha vinto. Altrimenti, non hai ancora vinto. Cosa devo fare nel caso in cui lui abbia vinto? Dirglielo. E quindi semplicemente modificare il messaggio txt messaggio.setText hai vinto. Dovrei anche conteggiare il numero di tentativi. Sì, questo devo ancora incrementarlo, perché è un tentativo fatto, quello in cui ho vinto, ma lo devo contare. In realtà il numero di tentativi posso incrementarlo già subito prima. In ogni caso. Cioè, ho letto questo numero e questo numero è un tentativo in più. Da 0 diventa 1, da 1 diventa 2, eccetera. E potrei già anche aggiornare la casella di testo con il numero di tentativi, perché tanto devo farlo in ogni caso. Quindi il caso comune lo metto lì, è più facile. Poi vado a distinguere i vari casi diversi a seconda che abbia indovinato o no. Quindi tentativi più più e txt tentativi set.setText integer.toString di this.tentativi. Come abbiamo fatto prima. Se vi rimane un po' di informatica addosso, quando scrivete queste cose comincia un prurito, di solito nella nuca o cose del genere, che mi dice c'è qualcosa che non va. Che mi dice perché stai scrivendo due volte la stessa istruzione? Va bene così per adesso. Però è un punto in cui c'è il campanellino d'allarme che mi dice guarda, magari si può far meglio. Magari c'è un modo più furbo di farlo che non fare copia e incolla 37 volte della stessa istruzione. In questo caso solo due, ma già due è troppo. Teniamolo lì, mettetevi un asterisco mentale e parecchio più avanti capiremo come fare invece a far sì che quella casella di testo si aggiorni in automatico tutte le volte che modifico quel tentativo. In automatico è meglio che doverlo fare io, che dovermi ricordare di fare ogni volta. Quindi ogni volta che scrivete per tre volte, per due volte la stessa cosa, chiedetevi sempre, c'è un modo migliore? Ok, se ho vinto a questo punto non devo più fare nulla. Se invece non ho vinto, vabbè, ho ovviamente incrementato il numero di tentativi, ma dovrò dirgli se il numero è troppo alto o troppo basso, perché altrimenti lui, poveretto, va a caso. Allora, se il tentativo era più grande del segreto, allora gli dirò che era troppo alto. Altrimenti, gli dirò, sempre modificando la proprietà testo della casella, che era troppo basso. Poi mi manca cosa? Un punto e virgola. E questo esaurisce i tre casi possibili.
partiamo. Inizia partita. Tentativo, lui ha il numero tra 0 e 100, qual è il primo tentativo? 50. Troppo alto, un tentativo, già fatto. Se è troppo alto, proviamo con 25. Troppo basso. Ah, tra 25 e 50, 35, 37. Troppo alto. Quindi tra 25 e 37, 30. Troppo basso, 34. Troppo alto, vedete che emozionante questo gioco. 32. Hai vinto. Io ho vinto. In ben 6 tentativi. Se ci mettete più di 7 tentativi siete scarsi, perché una ricerca dicotomica da 0 a 100 ci deve mettere meno di 7 tentativi. E 7 solo se il numero dispari. Altrimenti state usando un metodo che non è ottimale. Ma poiché ci è piaciuto tanto, possiamo fare inizio partita e ricominciare da capo. Quindi 50. Troppo basso questa volta, vede che è sempre imprevedibile questo gioco. Ancora 75, 85, troppo basso, e qui andiamo sull'alto, 90, troppo alto, e beh, 87, non 0,7. No, ho detto 97, vedi che ho sprecato un tentativo, mi avete distratto. Troppo basso, 88, ho vinto anche stavolta. Cosa vi servono gli smartphone per giocare? Allora, problemi. Tanti. Ad esempio, attivo il programma, lo faccio partire, non dovrebbe essere possibile inserire un tentativo prima di aver fatto inizio partita. Non dovrebbe essere possibile a metà di una partita fare iniziarne una nuova se non ho indovinato. È troppo. Dai, non puoi abbandonare così. Il tuo orgoglio. Piuttosto c'è un bottone abbandona, no? Non inizia. Ma peggio ancora se uno scrive ciao anziché un numero, il programma prende fuoco. O meglio, qua sotto nella console compare un'eccezione lunga 27 righe. Allora, le eccezioni che troviamo in questi programmi grafici sono sempre molto lunghe, perché il programma è application, la classe JavaFX, che a sua volta chiama il controller, che a sua volta chiama il nostro metodo, e quindi prima che l'eccezione arrivi a noi, arrivi alla console, è passata attraverso 3-4 livelli di catch che poi la rilanciano. Per cui vedete che l'eccezione è dentro la JavaFX Application, e dice, ma mica sono io, l'ha scritta qualcun altro JavaFX Application. Sì, va bene, però vai a vedere che a sua volta, questi sono tutti i metodi chiamati uno dall'altro, a sua volta è stata causata da un'invocation target exception che è stata causata, ecco qua il fondo. Di solito è l'ultimo pezzo di codice quello che ci interessa. Number format exception for input string ciao. Dove indovina controller 55. Ovvio. Integer.parseInt è un metodo che funziona solamente se la stringa che sto analizzando è fatta come un intero. Se è fatta come un ciao, no. Allora, in questi casi cosa si fa? Si gestisce l'eccezione. Si sa che questa chiamata di questo metodo può generare, c'è anche scritto bello grosso, riceve una stringa, throws number format exception.
quindi devo andare a catturare la number format exception di questo. E dire nel caso in cui la eccezione venga generata cosa devo fare. Ecco, devo fare è dire all'utente, senti, non va bene quello che hai scritto, e uscire e non elaborare questo valore guess. Quindi, ad esempio, txt messaggio.setText. Numero errato. E esco dal metodo, non vado avanti, in questo caso. Non esco dal programma, il programma continua ad andare avanti tranquillo. Poi adesso qua sotto si arrabbia perché guess, lo vedete che mi ha sottolineato in rosso, prima andava bene, perché? Perché è stata definita dentro un blocco try, e quindi non è detto che la variabile esista. In questi casi si porta fuori la definizione della variabile in modo che esista sempre e poi dentro il try eventualmente si dà solo l'assegnazione del valore. Altrimenti nel caso in cui il programma andasse avanti, va avanti col valore di default della variabile che in questo caso sarebbe 0. Ma noi sappiamo che non va avanti perché abbiamo un return sul blocco. Quindi la prima cosa di cui dobbiamo sempre essere coscienti è che tutte le volte che acquisiamo dei dati dall'utente può esserci sempre la peggio porcheria. I dati inseriti dall'utente sono la cosa più puzzolente e sporca che potete immaginare. Quindi prima di prenderli per buoni dobbiamo sempre verificarli. In questo caso abbiamo verificato che sia un numero, poi sarebbe bene anche verificare che questo numero sia tra 0 e 100, che non mi metta 12.000 o meno 77, che sarebbe un int, ma non sta nelle regole del gioco. Quindi ogni volta che arriva un dato dall'utente dobbiamo sempre pensare cosa può andare storto e fare in modo che il programma non ci generi mai un'eccezione. Ho detto mai? Mai. Le eccezioni le dobbiamo gestire noi tutte, sapendo cosa può andare storto. Allora a questo punto se lui scrive ciao e prova a inserirlo, lui mi dirà numero errato, non mi conta i tentativi, ma il programma continua correttamente. Restituisce all'utente l'informazione che ha sbagliato. Quindi questa è la minima protezione. Gli altri aspetti che dicevamo, sarebbe bello che lui non possa cominciare a inserire, cliccare inserisci se non ha iniziato la partita. E non posso iniziare una nuova partita se quella vecchia non è terminata, richiederebbe un pochino più di lavoro, che non ci sta in 2 minuti, ma vi dico da dove bisogna partire, così lo potete fare voi, per rendere il gioco ancora più emozionante. La prima cosa è come faccio se ho un bottone ad evitare che l'utente lo prema. Facile. Tra le proprietà di quel bottone c'è una proprietà disable. Allora io posso avere, la proprietà si chiama disable, quindi avrò un metodo setDisable per impostare il valore di questa proprietà. SetDisableTrue rende disabilitato quel bottone. SetDisableFalse, la doppia negazione ci fa sempre inciampare, ma lo rende abilitato. Un bottone disabilitato è un bottone che compare triste e grigio, ma no, e non ci posso cliccare sopra. Quindi io nella mia... all'inizio del programma, quindi ad esempio nel metodo di initialize, che non abbiamo guardato nel controller, potrei disabilitare il bottone inserisci. Batto inserisci, punto, set disable true. E lo rimetto abilitato, quindi disable false, dentro inizia partita. E inizia partita, dopo che l'ho cliccato, diventa disabilitato subito, si autodisabilita da solo e verrà riabilitato solamente quando il programma scrive hai vinto.
Quindi giocando su questi attributi è possibile modificare anche dinamicamente il comportamento dell'interfaccia utente, abilitando pezzettini. Probabilmente per fare cose un pochino più complicate conviene anche avere un pochino di stato della partita. Cioè io ci metterò una variabile booleana che mi dice se sto giocando o se non sto giocando. Sono in una partita o no? No? In modo da poter anche decidere sulla base di quello. Ma in questo caso forse non è indispensabile. Quindi l'idea è di giocare su... Noi abbiamo tre eventi che capitano. La pressione di inserisci, la pressione di inizio partita e l'inizio del programma, method initialize. Provate a chiedervi a seguito di questi tre eventi quale debba essere lo stato abilitato barra disabilitato dei due bottoni che abbiamo. E quindi andare a inserire i set disable, true o false nei vari metodi. E così diventerà ancora più difficile barare questo gioco. Domande? Domani in laboratorio avete cose un po' meno divertenti di questo, ma sempre dello stesso tipo, quindi da giocare sempre con lo stesso tipo di elementi.